Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questa nuova terza parte della guida su come ottenere il Pandemia perfezionata, in cui, come già detto negli scorsi video, andremo a parlare del boss. Negli scorsi video abbiamo visto come ottenere la quest per sbloccare la missione e abbiamo poi analizzato tutto il percorso che ci porterà appunto alla stanza del boss. In questo video andremo a vedere le meccaniche con cui si svolgerà la boss battle e i consigli che possiamo darvi. Sapete comunque che la fase del boss non è troppo contorta, ma è abbastanza lunga, quindi vi consiglio di arrivare almeno con 4-5 minuti di scarto. Innanzitutto sappiate che durante la boss battle saranno presenti degli stiletti con scudi di tutti gli elementi, quindi ad arco, a vuoto e solare. Per questo vi consiglio di mettere per ognuno un'arma elementale, uno quindi leverà lo scudo gli stiletti a vuoto, uno a quelli solari e uno a quello ad arco. Ma andiamo subito a vedere come si presenta la stanza del boss non appena ci entriamo. Questa è una grande piattaforma che possiamo dividere bene o male in due parti. La parte davanti che è disseminata di container e in alto a destra e a sinistra ha dei rilievi su cui poi vedremo dei nemici. La parte invece più interna è completamente libera e qui possiamo trovare delle piastre appese al soffitto che ci serviranno poi per fare danno al boss. Appena entrerete nella stanza saranno presenti, oltre ovviamente al boss che sarà al centro della mappa, parecchi vandali, reietti e anche delle torrette. Le torrette sono un elemento nuovo che non abbiamo mai visto e sono semplicemente appunto delle torrette automatiche che si attivano solo se ci avviciniamo entro un certo raggio e che hanno veramente molta vita e fanno veramente molto danno. Vi consiglio quindi di pulire prima tutti quanti i vandali e i reietti e poi di andare a fare le torrette. Se avete un'arma in grado di coprire delle lunghe distanze vi conviene sparare da lontano in modo che le torrette non si attivino. Altrimenti vi basterà andare sotto al rilievo in cui si troverà la torretta e per un breve spazio potete vederla mentre i colpi che spareranno vi arriveranno. Fatta questa fase di pulizia iniziale, al centro, esattamente dove è il boss, spawnerà un servitore circondato da stiletti con scudo a vuoto. Un consiglio che vi posso dare è di utilizzare in questo momento una bomba nova. Infatti questa riuscirà a shottare il servitore, che ha comunque parecchia vita, e la maggior parte degli stiletti. Per quanto riguarda invece le altre super, consiglio una freccia appunto per generare più sfere possibili e una super di pulizia in generale. In caso contrario, chi ha l'arma vuoto dovrà occuparsi degli stiletti, mentre gli altri andranno a fare danno con il sussurro del verme da lontano. Ovviamente io vi consiglio più il primo metodo perché è molto più rapido. Chi quindi non farà gli stiletti dovrà andare nella parte più interna della mappa, sulle piattaforme, dove avremo un'ottima visuale del servitore e potremo ucciderlo con i colpi di sussurro. Mi raccomando, state attenti però a non perdere i colpi perché saranno molto importanti per la fase del boss. Una volta ucciso questo servitore, ai lati compariranno degli stiletti con scudo ad arco, che appunto chi ha l'arma d'arco farà molto facilmente. In tutto ciò il boss si sposterà insieme ai mob che spawnano. Fatti anche questi, nella parte interna spawnerà un altro servitore. Un'altra volta stesso discorso della nova o del sussurro, ovviamente però ribaltato dall'altro lato. Ucciso anche questo servitore, ai lati compariranno un'altra volta degli stiletti con scudo d'arco. Dovremo quindi un'altra volta ucciderli e il boss si sposterà un'altra volta al centro. Fatto ciò, sui due rialzi nella parte esterna arriveranno dei camminatori. Vi dividerete due da una parte e uno dall'altra e con il sussurro dalla parte interna sparerete ognuno al proprio camminatore. Sempre stando attenti a non perdere colpi. Un consiglio che vi posso dare, come avete visto, io sfrutto uno spot in cui vedo solamente il camminatore e gli altri mob non riescono a spararmi, in questo modo rischio di non flinciare. Inoltre sto attento ai colpi che mi spara il camminatore stesso e cerco di sparare sempre 3 colpi alla volta quando questo non spara, in modo da non flinciare e non perdere colpi. Fatti anche i camminatori, vi rimarrà solamente il boss. A questo punto, preferibilmente non appena avete fatto il secondo servitore, lo stregone dovrà avere una pozza, in modo da aumentare i danni da fare al boss. Vi metterete quindi su una delle piattaforme nella parte interna della mappa, e con la pozza inizierete a sparare al boss, ovviamente con colpi di sussurro. L'unica difficoltà in questo punto sono i colpi dei nemici, che potrebbero farli flinciare e missare qualche colpo. Il consiglio quindi che posso darvi è di pulire i cecchini prima, e di sparare anche qui 3 colpi alla volta, aspettando che il boss faccia il suo attacco. In generale comunque, se vi organizzate bene, la fase non dovrebbe essere per niente difficile. L'unico vostro limite potrebbe essere il tempo, ma come già detto, con 5-4 minuti di scarto dovreste riuscire. Quindi ragazzi, con questo terzo video abbiamo concluso la guida per quanto riguarda la Pandemia perfezionata. Non porteremo una guida sulla versione eroica e sulla nave segreta che è stata scoperta qualche tempo fa, per il semplice fatto che ormai ce ne sono tante. Se ne volete una chiara, vi consiglio di andare a vedere quella di Giorno Gaming. Detto questo, io direi che se il video è stato utile lasciate like, commentate, condividetelo, ho detto a tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la tantissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video. Vi lasciamo qua sotto in descrizione anche da bellissimo, nuovissimo, facilissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Sono Gaul, e la tua luce.